Si è aperta con il sorteggio della lettera risultata la I per determinare l'ordine di esibizione dei partecipanti la prima giornata del concorso Città di Cremona, competizione violinistica internazionale promossa da Museo del Violino e Fondazione Hervé di Buschini, che per l'edizione d'esordio accoglie giovani artisti provenienti da tutto il mondo, pronti a sfidarsi con l'archetto di fronte ad una prestigiosa giuria e anche al pubblico. Tutte le prove previste in settimana sono infatti ad ingresso libero, secondo un calendario disponibile sul sito web dedicato. In auditorium il direttore artistico Roberto Codazzi ha dato il benvenuto ai musicisti, passando poi la parola al presidente di giuria Sergei Krylov per l'estrazione della lettera. Prima delle esecuzioni, spazio ad una riunione tecnica dei giurati, fra cui si annoverano Anna Tifu e Massimo Quarta, maestri che all'attivo hanno memorabili concerti svolti nella città di Stradivari. Mi aspetto tanto entusiasmo dai ragazzi, che è quello che c'è sempre nei concorsi, sicuramente tanta competizione, perché i concorsi sono anche questo. Ci sono tanti brani di epoche diverse, quindi hanno la possibilità di dimostrare le loro capacità sia dal punto di vista virtuosistico, ma credo anche molto anche dal punto di vista musicale. Devo dire che essere qui da giurata rispetto a concorrente, perché anche io nel passato ovviamente come tutti ho fatto diversi concorsi, è più rilassante, perché comunque sei qui ad ascoltare questi meravigliosi violinisti. Motivo anche soprattutto di orgoglio, no? Essere stata chiamata qui e tornare a Cremona, tra l'altro dove ho studiato tanti anni con il maestro Accardo. Le prove per violino solo, che includono il brano Inside, appositamente composto da Stefano Delle Donne, proseguiranno martedì, poi entro sera si conoscerà la rosa dei selezionati.